Secondo lei c'è anche qualche minima possibilità ancora che si vada alle elezioni a maggio, alle elezioni politiche? Ma questo dipende da quello che il governo fa e da quanto il governo fa. Solo che a differenza di Renzi e del Partito Democratico noi siamo in una posizione diversa perché con incoerenza abbiamo scelto di stare all'opposizione. Vede, lei ha colto subito il punto, Vespa, perché dopo quello che Renzi ha detto oggi, ma in realtà anche dopo quello che Renzi ha detto nei giorni scorsi, coerenza vorrebbe che alle parole seguissero i fatti. E il giochino del partito di lotta e di governo è un giochino che non funziona e puzza anche un po' di quella prima repubblica che i renziani tanto detestano. Cioè è facile dire questo non va. Questa è una cosa più grossa, eh. Il governo per dieci mesi, il giochino un po' sì. Dire che il governo ha fallito, dire che il governo non va, però se ne occupi Letta faccia il rimpasto. E beh, ma il governo è guidato da uno dei maggiori esponenti del Partito Democratico ed è sostenuto, come diceva Renzi, per l'80% dal Partito Democratico. Ma infatti noi siamo usciti fuori dal governo. Poi capiremo noi con grande coerenza facciamo seguire le parole e le azioni. Vabbè. Nel caso di Renzi c'è un giochino un po' da equilibrista non credo che porti risultati nel lungo periodo. Probabilmente mi sbaglierò, ma saranno gli elettori a decidere. Allora. Nardella simpaticamente ha svicolato. Lei, che è su Nardella, la vostra volontà è quella di tassare le rendite finanziarie. Quanto rende tassare le rendite finanziarie? Allora, glielo dico giusto per capire che alcune proposte sono lanciate lì forse con un po' di leggerezza e superficialità, perché l'anno scorso la tassazione al 20% sulle rendite finanziarie ha portato nelle casse dello Stato circa 5,6 miliardi di euro. Aumentandole al 25% significherebbe incassare 1,5 miliardi in più, aumentandole del 30%. No, più di 2 miliardi. Sai quanto costa il sussidio universale che Renzi ha proposto? Circa 30-40 miliardi, quindi c'è già qualcosa che non va. Ma al di là di questo, nel Jobs Act di Renzi c'è qualcosa anche di condivisibile. Con 2 miliardi non riduce nemmeno del 10%. Oggi assumere una persona per un piccolo imprenditore è una via crucis. Siccome Renzi prima voleva coprire con le pensioni d'oro, poi si è accorto che proprio non quadravano i conti, poi col reddito finanziario, insomma sono cose buttate con un po' di superficialità. 600 miliardi di debito pubblico nell'ultimo governo Berlusconi. Su alcune cose si può anche essere d'accordo, per esempio l'idea di spostare la protezione dal posto di lavoro al lavoratore, come dire, è un'idea condivisibile. Il problema è l'impostazione di fondo che non è soddisfacente. Io più che un Jobs Act, come dire, varerei e proporrei alle altre forze politiche un Companies Act, cioè un atto forte per le imprese, perché prima Nardella lo ha detto. Come si crea occupazione? Con un decreto, con un provvedimento? Assolutamente no. Oggi si crea occupazione facendo ripartire la crescita. E come si fa a far ripartire la crescita? Rimettendo le aziende, le imprese nelle condizioni di produrre, di investire, di assumere. Oggi gli imprenditori sono strozzati, fanno fatica ad arrivare a fine mese, a pagare i contributi, a pagare i loro dipendenti, non incassano magari quanto dovuto, ma a fine mese devono pagare comunque l'IVA, devono pagare i contributi, devono pagare i dipendenti. Allora bisogna ricreare le condizioni favorevoli perché si ritorni a fare impresa e ad investire in Italia, perché oggi queste condizioni purtroppo non ci sono. E mi riferisco ovviamente all'oppressione fiscale, burocratica, ma anche giudiziaria che grava sulle imprese italiane. Allora, più che un Jobs Act farei un Companies Act. Su questo probabilmente... Al di là delle cose che vi hanno diviso, sarebbe naturale. Sarebbe naturale perché la frammentazione del fronte del centrodestra è sempre un gravissimo errore che gli elettori hanno sempre punito in ogni tornata elettorale, locale, amministrativa, regionale, laddove magari qualche volta si è verificato, e a livello nazionale ovviamente non sarebbe diverso, anche come dire, la separazione dall'UDC non ci ha giovato nel 2008, quella con FI, come dire, sicuramente non è stata una mossa apprezzabile, quindi è chiaro che è auspicabile la riunificazione del fronte di centrodestra.
Al di là di questo è importante fare una legge elettorale e farla subito, perché sono d'accordo con quello che dice Nardella e qui credo anche di poter dimostrare che non c'è una volontà di fare opposizione pregiudiziale ed ideologica, ma quando nel merito la pensiamo in maniera diversa è anche giusto sottolineare le distinzioni. Sono d'accordo con quello che dice lui e quindi con quello che dice Renzi, che le regole si scrivono a maggioranza e non ho alcuna difficoltà anche a riconoscere che nel 2005 fu fatto un errore. Riconoscere gli errori è sempre, come dire, un esercizio di maturità anche politica che credo gli elettori apprezzino. Quindi le regole si scrivono tutti insieme e poi c'è bisogno di un sistema elettorale, credo che siamo tutti d'accordo, che valorizzi il rapporto tra eletto ed elettore e che dia la possibilità di sapere immediatamente chi vince. Il doppio turno non ci appassiona, mi viene da dire che in un paese in cui il tasso di astensionismo cresce in maniera preoccupante di tornata elettorale in tornata elettorale, probabilmente il doppio turno perdete. Quindi, ma non è soltanto una questione, no, sì, ma anche vincere con la metà dei voti, come dire, non è il massimo neanche per chi vince, no? Vostra una sua ex collega in qualche modo, come vi comporterete voi? La difenderete? Ma, adesso siete cauti, siete un po' così, state a vedere. Guardi, le dico intanto che il modo in cui sono venute fuori queste intercettazioni è più che brutto. Sono modalità incivili degne di un paese incivile. E detto questo, immagino, ho parlato con i colleghi e il nostro atteggiamento ovviamente sarà come sempre un atteggiamento convintamente garantista, ascolteremo quello che il ministro avrà da dire e poi decideremo. Però onestamente, come dire, più si va avanti e più questa vicenda sa molto di complotto, di un complotto poi ordito non certo dai suoi ex colleghi di partito, ma dagli avversari. Il ruolo di Giovanni Toti, un ruolo operativo importante per Giovanni Toti, veramente spaccherebbe il partito? Ma guardi, io non credo che Berlusconi abbia intenzione di accantonare chi in questi anni ha condotto al suo fianco importanti e anche coraggiose battaglie politiche. Però non si può neanche non comprendere e condividere la voglia, il desiderio, la necessità che Berlusconi avverte di innovare il partito aprendolo a quei contributi e a quelle energie che possono esserci utilissime, soprattutto in una fase così delicata e controversa della politica italiana. Io credo che come sempre Berlusconi saprà trovare il giusto equilibrio, qualcuno dice, tra innovazione e continuità, lo ha fatto anche nel passato, è sempre stato estremamente coraggioso, lo è stato per esempio quando nel 2008 ha portato al governo una classe politica giovane, giovani, donne, ha scommesso su di loro, e senza però accantonare o rottamare, una parola che non ci piace, che non appartiene né alla nostra cultura né al nostro lessico, chi da tempo era al suo fianco. Quindi, come dire, questa è una rappresentazione un po' forzata da certi media e da certa stampa. C'è un dibattito, ringraziando Dio il nostro partito è vivo, vegeto e anche vivace. Il Partito Democratico, diciamo prima, è dato purtroppo sul paese, paese le contraddizioni interne, continua a farle perché il risultato del congresso è un risultato che non rispecchia gli equilibri che ci sono all'interno dei gruppi parlamentari e questo provoca un dualismo tra segreteria e gruppi parlamentari che non fa bene ovviamente al paese. Noi non scarichiamo le nostre tensioni sul governo e sul paese, però permetteteci di discutere, di dibattere animatamente sia all'interno e sia all'esterno. Ce la fa Giovanni Toti? Non è vero, abbiamo buttato a mare. Per 3 anni e mezzo abbiamo governato. Se lei dicesse con ragione io, sarebbe una notizia enorme. Mi sforzo di essere obiettiva, ideologica. Cioè, per 3 anni e mezzo abbiamo governato con condizioni assolutamente sfavorevoli, non abbiamo proprio buttato a mare i risultati del 2008. Comunque, alcune cose possono essere condivisibili, altre meno, l'idea di aver buttato a mare è difficile da sostenere. Comunque sia, è strano che una maggioranza che aveva vinto in quel modo abbia buttato a mare i risultati elettorali, almeno questo possiamo dirlo, credo, visto quello che è successo. Se poi vogliamo mettere un velo pietoso su tutte le bugie che sono state dette sulla situazione economica fino a che non è arrivato il governo Monti,
mettiamo anche un velo su quello. Però, ripeto, siccome lei fa una difesa di questo tipo, mi scusi, ma sono costretto a dire altre cose. Con noi i conti erano in ordine. Però quello che mi sembra di capire, il tasso di disoccupazione era quasi la metà rispetto a quello attuale, come dire. Attenzione, speriamo, però, attenzione. Speriamo sia stata attenzione. Solo colpa di Monti. Io me lo auguro tanto sia stata colpa di Monti, ma non temo che non sia solo, così. Non dico che è stata colpa di Monti, anche noi abbiamo le nostre responsabilità, governi, però dare un giudizio così liquidatorio e sommario lo trovo ingeneroso. Va bene. Il destino e la credibilità della politica tutta si giocano anche sulle risposte che saremo in grado di dare ad una situazione che è devastante per il Paese, perché al di là delle accuse che ci vengono fatte, che vengono fatte ai governi Berlusconi, cioè oggi i parametri economici sono tutti assolutamente preoccupanti e allarmanti. Quindi noi stiamo qui a parlare di legge elettorale. La legge elettorale si fa, si farà e si deve fare. Io invito Berlusconi ad andare oltre, ad osare, quando incontrerà Renzi sabato, io lo invito a fare molto di più, cioè ad accordarsi sulla legge elettorale, ad accordarsi sull'abolizione del Senato, ad accordarsi sulla riforma del titolo quinto. Chiude quella partita e si pensa al Paese, perché non è che il Paese è appeso alla riforma della legge elettorale.